siamo e iniziamo a percorrere quel territorio che dalla pianura padana si allunga e si estende verso quell'area geografica che oggi è assurda e si riconosce nel nome del Nord-Est, il Nord-Est Italia, il Veneto, il Friuli e la Venezia Giulia, il Trentino e l'Alto Adige. E con chi potevamo ben cominciare? Con la rappresentazione degli uomini della Protezione Civile del terzo raggruppamento. Un mare di giacche gialle, suddivise per specialità, comprese nei loro ruoli, capaci di affrontare le vicende che ormai quotidianamente attraversano i nostri territori, la nostra terra, la nostra montagna, la nostra pianura, i nostri fiumi e le nostre realtà. Sì, eccoli qua, superbamente e convintamente celati nelle loro giacche, alzati i baveri e pronti, dopo aver atteso quasi 7 ore, di sfilare, non per la vanagloria, ma di sfilare per darvi l'idea di che cos'è la Protezione Civile. Non è un gioco, non è un esercizio di dimostrazione della bellezza dei vestimenti, delle tute e degli scarponi, e neppure delle attrezzature che generosamente le regioni del Veneto, del Friuli e le province autonome del Trentino e dell'Alto Adige hanno consegnato nelle mani di questi volontari, ma è la dimostrazione di un'assunzione di responsabilità. Essere non per apparire, essere per fare. Questo è il messaggio di questi uomini bagnati, inzuppati dai cappelli ormai bombi, ma ancora pronti e consapevoli che attraverso la disciplina, attraverso la consapevolezza del ruolo, attraverso i corsi che li hanno continuamente aggiornati, sono in forma assolutamente indipendente e solo a ordine del Servizio di Protezione Nazionale, di Protezione Civile Nazionale, sono pronti a dare il meglio di sé. E naturalmente i colori tradiscono le specialità. C'è il nucleo legato al pronto intervento sanitario, ci sono i nuclei logistici, ci sono i nuclei altamente specializzati che a chiamata cooperano con il Servizio Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il Ministero dell'Interno, con le strutture regionali e provinciali, e a chiamata offrono la loro disponibilità anche ai nostri sindaci. E allora chi si occupa di antincendio boschivo? Chi ha sviluppato in concorso con il Servizio Nazionale di Soccorso Alpino la capacità di mettere la montagna in sicurezza e di andare alla ricerca delle persone scomparse? Ma oggi non basta saper lavorare con le mani, c'è la modernità che incalza. Quanto importante sia avere anche la pattuglia esplorante.
sommozzatori e poi ancora il nucleo sinofilo e via via li vedrete sfilare chiusi nelle loro tute accompagnati dai loro cani affettuosamente accuditi e rispettati. Sono un bel mondo, sono un mondo fatto di impegno, fatto di serietà, fatto di severità. Sono un mondo che la cronaca di 30 anni fa ci diceva che durante l'operazione Pellicano in Albania, quando nel 1991-92 abbiamo vissuto la vicenda del Kosovo e dell'Albania occupata, hanno dato dimostrazione di fermezza con la realizzazione del campo di Kukles, hanno dato dimostrazione di profondo senso della disciplina, hanno dato la dimostrazione del saper fare, di non stare con le mani in mano, ma di costruire insieme a un felice rapporto di collaborazione anche quelle qualità e quella attenzione che si deve avere quando si sta vicino al pericolo. Proteggere e proteggersi. Questa è la lezione della protezione civile del terzo raggruppamento, ma è la lezione della protezione civile del primo, del secondo raggruppamento. È la lezione degli uomini e delle donne che nelle varie forme che l'associazione offre si sentono pienamente integrati e pienamente riconosciuti in un sistema funzionale gerarchico capace di costruire una relazione di sicurezza. Beh, direi che non è poca cosa, direi che è un bel lavoro, è un impegno notevole e considerevole. E poi c'è il mondo degli MQ, quando hai finito di prestare il tuo servizio, quando ormai la tua età non ti mette più nella condizione di essere operativo al 100%, allora con un bel momento conviviale si scioglie il rapporto e il legame. Bravo, ti si sta bravo. Questa è la grande ricompensa dei nostri volontari. Non aggiungo il seguito, lo lascio aggiungere a voi, ma è un seguito che insieme a un riconoscimento e alla generosità sta a significare che non ci si deve mai montare la testa. E chi non si è montato